Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale, eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo di Fortitudag, perché ebbene sì, si pronuncia in questa maniera, sono uno di quelli che ha sempre detto Fortitudag, ma mentre scrivevo questo video ho scoperto che invece la pronuncia è 4-2-Dag, Fortu, in questa maniera. Lo sapevate? Scrivetemelo sin da subito nei commenti, così come magari il nome di un rapper di cui vi piacerebbe sentirmi parlare, io sto cercando piano piano di farli un po' tutti. Come scusa? Non siete iscritti al canale? Beh, è arrivato il momento anche di fare quello, così come magari di attivare la campanellina così non vi perdete ogni video che carico, ma direi che possiamo anche incominciare a parlare dell'artista in questione. Dion Marquis Ice è nato il 25 novembre 1995 a Detroit, nel Michigan, e questa già di per sé è una notizia perché è uno dei numerosi rapper che ultimamente sta uscendo da Detroit, che come scena negli ultimi anni sta crescendo veramente parecchio. Sicuramente nella sua musica si sentono le influenze di questa città, anche se poi la sua formazione scopriremo più avanti che avviene per lo più ad Atlanta. Il 42 nel suo nome è ispirato ad un collettivo di quella zona ai tempi chiamato Hustle Boys, invece Doug è nato come soprannome. All'età di 15 anni viene arrestato per furto d'auto e viene condannato a 4 anni di carcere. Durante questi anni si scontra con un detenuto e gli vengono aggiunti altri 2 anni, quindi per un totale di 6. È proprio nel periodo di detenzione che Dion si avvicina alla scrittura e in generale al rap. Uscirà poi definitivamente all'età di 22 anni e nelle interviste che ha fatto chiaramente più avanti ha confessato che all'inizio, come un po' tutti quelli che incominciano a rappare, faceva rime veramente orrende, ma che poi appunto in carcere anno dopo anno ha cominciato insomma ad affilare il suo stile. Nel 2017 inizia a pubblicare i primi pezzi su Spotify e conosce Lil Baby, e questo incontro cambierà la sua vita ma anche carriera. La cosa curiosa è che all'inizio Lil Baby neanche sapeva che rappasse, perché Fortitudag, avete visto, mi viene naturale, non gliel'aveva detto. Poi qualche amico in comune glielo ha accennato, e al che Lil Baby subito l'ha invitato nello studio chiedendo appunto a Doug di fargli sentire 6-7 pezzi, e poi una volta sentiti si è convinto e addirittura lo metterà poi sotto contratto. Chiaramente per la sua label 4 Packets Full, che poi è nata anche da qualche anno, non da molto, ma una cosa curiosa è che non è l'unica label di cui fa parte, perché fa parte anche di Collective Music Group di Yo Gotti, uno dei casi penso rari, perché io poi non conosco troppi artisti che fanno parte di due label. E per Doug avere due guide come Lil Baby e Yo Gotti, che sono persone che con la musica ci hanno svoltato e ora come ora sono businessmen, chiaramente Lil Baby da meno, Yo Gotti è già un'icona per quanto riguarda anche magari il sound della trap, è una cosa che lo aiuterà moltissimo nella sua formazione e anche nella maturazione artistica. Dopo svariati singoli nel 2019 esce Young and Turned, il suo primo progetto ufficiale. All'interno non possono mancare Lil Baby e Yo Gotti, ma ci sono anche altri artisti. Già da qui lo stile di Dion è molto riconoscibile, soprattutto per via della sua voce, molto acuta, in alcuni casi forse anche fastidiosa. Personalmente all'inizio io avevo ascoltato qualcosa di Fortitudag, ma non mi aveva mai convinto per il semplice motivo che la voce ogni tanto proprio non mi scendeva giù. Però una volta che poi ci ho fatto l'abitudine, devo dire che album dopo album ha incominciato a farmi impazzire. Un anno dopo torna con il sequel Young and Turned 2. Gli ospiti anche di questo progetto sono praticamente gli stessi del primo, con qualche piccola eccezione. Chiaramente non mancano Lil Baby e Yo Gotti, che troviamo in un'unica traccia, Not a Rapper, uno dei anche dei primi banger con cui poi Fortitudag insomma ha cominciato ad andare abbastanza viral. È una hit assurda a mio avviso. Di questo album poi più avanti uscirà anche una deluxe edition contenente 9 tracce inedite. Il 5 giugno 2020 il rapper scappa da un posto di blocco della polizia a bordo di un SUV noleggiato e passerà i prossimi 2 mesi come un fuggitivo a tutti gli effetti. La polizia poi avrebbe contattato la società di noleggio per cercare di risalire alla persona e anche al mezzo, giustamente, e verrà catturato il 4 agosto, appunto dopo 2 mesi, poi infine anche rilasciato dopo aver pagato una cauzione di $20,000. Ma tornando alla sua carriera musicale, già con questo lavoro, Young and Turned 2, il nome di Fortitudag comincia a farsi grosso, comincia ad acquisire una certa popolarità, ma quello che poi darà una vera spinta alla sua carriera è Grace, un singolo di Lil Baby che vanta come featuring proprio Fortitudag, estratto dal suo ultimo album My Turn.
Uno dei pezzi più belli dell'album, a mio avviso, è probabilmente la vera prima canzone con cui personalmente ho cominciato a rivalutare Doug. Ci sono entrato completamente in fissa, ma non è neanche l'unica loro collaborazione del progetto. Qualche mese più tardi uscirà una deluxe edition di Mattern e all'interno troveremo We Paid, probabilmente la vera canzone che gli ha svoltato la carriera. Mood e vibes decisamente diversi da Grace, che al contrario era una traccia abbastanza conscious, abbastanza introspettiva. In questo caso lo stile di Doug e di Lil Baby si fondono e danno vita a un banger allucinante che poi conquisterà anche il 10° posto della chart di Billboard. Durante il mese di febbraio 2021 Doug era già concentrato sul suo prossimo progetto e si trovava ad Atlanta assieme a Roddy Ricch sul set di quello che poi sarebbe diventato il video di For The Gang. A quanto pare a una certa qualcuno avrebbe incominciato a sparare lasciando ferite 3 persone. Più tardi il rapper OMB Peasy verrà arrestato dalla polizia con le accuse di aggressione aggravata e possesso d'arma da fuoco. Tutti e 3 i feriti alla fine ce l'hanno fatta, quindi non è morto nessuno. Tra l'altro, se vi ricordate, Peasy l'abbiamo incontrato proprio recentemente nella reaction a What It Means To Be King di Von, e vi lascio il link in descrizione nel caso in cui ve la foste persi. Alla fine poi il 2 aprile viene rilasciata For The Gang e per quanto mi riguarda diventa probabilmente la miglior canzone di Foe 2 Doug, se non comunque una da top 3, top 5. Banger potentissimo che anticipa il suo prossimo album, Freedom Boys. La produzione è composta dai classici suoni che caratterizzano la trap, come i bassi o la batteria, ma anche da accordi di chitarra in stile rock pesante, diciamo così. Tutto viene contornato dalla presenza di Roddy Ricch e devo dire che i due si sono dimostrati una coppiata fatale, e per me questa canzone è anche una delle migliori hit uscite nel 2021. A maggio Billboard corona For 2 Doug come miglior rookie del mese e la stessa settimana esce il suo nuovo progetto Freedom Boys. 8° posto della chart di Billboard per lui al suo esordio ed è composto da 19 tracce. Una cosa interessante è che l'intero album è completamente dedicato ai suoi amici che stanno in galera o che non ci sono più purtroppo, e infatti nella cover si leggono parte dei nomi. A parer mio siamo davanti al miglior progetto del rapper, ma anche uno dei migliori album usciti lo scorso anno. Ne ho anche parlato nella top 10 che ho fatto personalmente, basata sui miei gusti, degli album americani usciti nel 2021, e nel caso in cui vi foste persi anche quel video vi lascio il link in descrizione. Oltre a Roddy ci sono diversi ospiti nell'album, e giusto per citarne qualcuno, Lil Durk, Future, Fabi Foreign e tanti altri. 3 mesi più tardi, più precisamente il 27 agosto, uscirà anche una deluxe edition che aggiungerà 7 tracce inedite al disco, per un totale quindi di 26 canzoni, dove troviamo Foe 2 Doug al massimo della sua espressione, perché musicalmente parlando è maturato molto, non è bravo più solo nei banger, solo nelle hit, ma anche nelle canzoni un po' più conscious e un po' più introspettive. A mio avviso ha anche imparato molto bene ad usare la sua voce, e per esempio in questo album a me è piaciuto particolarmente proprio perché ho imparato ad apprezzarla, lui ha imparato a saper, insomma, intonarla bene nelle canzoni a seconda di quello che gli serve, e quindi per me questo attualmente è un artista che è in crescita, può ancora migliorare, ci sono abbastanza in fissa sinceramente. Per concludere in bellezza, viene anche nominato da XXL per il freshman class dell'anno scorso. Essenzialmente questo è For 2 Doug, abbiamo parlato della sua vita, della sua carriera, dei problemi legali, e come ho detto prima è un artista in crescita che secondo me è da tenere d'occhio, quindi fatemi sapere un po' cosa ne pensate, se lui già lo conoscevate, qual è il vostro progetto, la vostra canzone preferita. Scrivetemi davvero tutto quello che pensate di For 2 Doug qui sotto nei commenti, perché vi leggo tutti, e scrivetemi magari anche il nome di qualche rapper di cui vi piacerebbe sentirmi parlare. Come ho detto prima, sto cercando di accontentare un po' tutti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, mi raccomando, supportiamo questo format perché io ci tengo particolarmente. Se non lo siete, vi ricordo di iscrivervi al canale, se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che carico. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, mi raccomando seguitemi, il gruppo Telegram e anche le playlist, soprattutto della trap americana ma anche del rap in generale, diciamo, dove c'è anche qualche banger di For 2 Doug. Condividete questo video con quanta più gente volete, potete, con chi conosce For 2 Doug, con chi non lo conosce, con tutti i fan del rap americano, mi raccomando, solo così possiamo crescere. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Slat.